Buonasera, buonasera a tutte e tutti, bentornati per chi già ci conosce e benvenuti per chi invece si sintonizza per la prima volta con noi. Io mi chiamo Francesca Romana D'Antuono, sono la coordinatrice cittadina di Voce Firenze, ma sono anche la vostra ospite per questi appuntamenti periodici sulla pagina Facebook di Volt Italia in diretta. Passiamo insieme di solito 60 minuti. Oggi passeremo questi 60 minuti con la scienza spiegata a tutti. In realtà, in questa prima affermazione c'è già un errore perché non saranno 60 minuti. Noi dietro le quinte adesso stiamo un po' ridendo perché questo è un evento, insomma, che come Volt Italia abbiamo fortissimamente voluto, e adesso spieghiamo il perché, sia per il tema che per i nostri ospiti. Ma che ha visto una serie di sventure e cataclismi abbattersi, non da ultimo, come avrete visto, l'evento è iniziato praticamente mezz'ora in ritardo. Di questo, mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Ma sono sicura che l'argomento sarà talmente interessante che non importa, ce lo faremo andare bene anche questo ritardo, che purtroppo comporterà appunto però che l'evento sarà leggermente più corto del solito. Perché uno dei nostri ospiti è uno superstar, devo andare via prima. No, scherzando. Uno dei nostri ospiti però dopo ha un impegno, ma mi accingo quindi a introdurre subito i nostri ospiti. L'ho appena chiamato superstar, in un certo senso lo è, uno superstar di YouTube. Abbiamo oggi con noi, con grande piacere, Ruggero Rollini. Ruggero, eccolo. Buonasera, Faccio buonasera. Buonasera. Ruggero, per chi non lo conoscesse, io diciamo, lo definisco perché tu ti definisci un chimico, un europeista e uno youtuber della scienza. Un Mi laureato in sembra. chimica, non dire chimico, guai! Non dire chimico, guai! Non sono iscritto all'ordine, che poi qui ti saltano addosso un attimo, eh. Vabbè. Allora, chimici, non saltatemi addosso, è un laureato in chimica. Comunque, è un europeista, quindi per noi è sicuramente un alleato e appunto uno youtuber della scienza e per questo è una superstar che io ho fatto aspettare mezz'ora. Ma nell'altro lato. Nell'altro lato del ring, carico, lo vedo che sorride, abbiamo con noi il nostro Fabio Daniele. Fabio è un membro del direttivo nazionale di Volt Italia per la circoscrizione nord-ovest, ma in realtà è molto più di questo. Io l'ho avuto con me sempre durante 60 minuti con la scorsa settimana e ho detto una cosa che sottoscrivo: se dovessimo elencare tutto quello che fa o ha fatto Fabio nella vita, ragazzi, finiremo domani mattina. Fabio, dici un ciao, dici una cosa come vuoi essere presentato. Buonasera a tutti. Beh, direi che visto il tema, diciamo la cosa che fa Fabio del giorno, probabilmente più pertinente sarebbe istruttore di outdoor ed educazione ambientale. Questa probabilmente è la principale. Perfetto, bene. Quindi insomma si prospetta una chiacchierata, io spero per tutti interessante, sarà comunque interessante per me, quindi grande vittoria. Bene, perché abbiamo deciso di organizzare questo evento? Per tante ragioni, chi ci conosce sa che Volt è un partito insomma, che ha sposato molto la causa ecologista. Causa ecologista che significa tante cose, significa appunto una attenzione ai fenomeni del global warming e una attenzione anche a come cambiare, diciamo, il nostro assetto economico perché sia più sostenibile e perché porti una prosperità anche alla nostra società. La vera ragione però per la quale ci sembrava interessante questo scambio tra Fabio e Ruggero è che diciamo, le nostre, cioè, vi faccio 3 minuti, piccolo antefatto. Noi, tra le altre cose che stiamo facendo, siamo in corsa nelle regionali in Toscana, no? Allora, nelle regionali in Toscana, io, come vi dicevo prima, coordino il gruppo di Firenze, ci vengono a chiedere: ma siete di destra o di sinistra? Perché non tutti ci conoscono. Al di là della risposta, che insomma, per un partito paneuropeo può avere poco senso, uno dei nostri punti molto forti è che noi siamo un partito pragmatico, quindi basiamo le nostre policy sulle evidenze e dunque sulla scienza, però questo può essere non sempre super comprensibile, quindi chi meglio di un divulgatore della scienza per cercare un pochino di avvicinare questi due mondi. Quindi diciamo, la prima domanda che vorrei porre a Ruggero, Fabio mi perdonerai, do prima la parola all'ospite per l'appunto, è numero uno, perché comunichi la scienza? Numero due, è semplice, com'è andata? Raccontaci un po' la tua storia. Allora, è un casotto, nel senso, forse
Forse conviene che inizio dalla seconda domanda e poi provo ad arrampicarmi sulla prima, su cui i perché si comunica la scienza è una cosa su cui i teorici della comunicazione scientifica si stanno ancora scannando tutt'oggi, però proverò a mettere su qualcosa, proverò a inventarmi qualcosa. Diciamo che io mi sono avvicinato a questo mondo un po' per caso, nel senso, lo dicevo prima quando facevano notare che avevo il microfono che sembra professionale, io avevo un trascorso da gamer, no? Parlavo di videogiochi su YouTube, trascorso di cui non vado fierissimo peraltro, però questa è un'altra questione. Solo che quando ho iniziato l'università a chimica non è che ci sia poi tantissimo tempo a dedicare ai videogiochi, e quindi ho provato ad unire queste due cose che nel frattempo mi stavano appassionando, quindi il fare video su YouTube e poi dall'altro lato quello che era il percorso accademico. Quindi non è che ho iniziato con una grande missione, in realtà ho iniziato per provare a sperimentare. Alla fine raccontavo quel poco che imparavo a lezione la mattina, tornavo a casa, registravo un video e lo pubblicavo. Ci sono delle cose indegne ancora su YouTube, i primi video sono una cosa orrenda che ho più volte pensato di rimuovere, però... Sono meravigliosi e li amiamo, quindi non ti permettere. Da brava politica menti, bene, molto... Non è... Oh no! No, al di là di questo, è iniziato un po' così, solo che nel senso pian piano mi sono reso conto che mi piaceva, mi divertiva, mi stimolava di più parlare di scienza che non farla attivamente. E più andavo avanti nel percorso accademico, più mi rendevo conto di questa cosa, nel senso non è che io abbia particolare intenzione di fare il chimico, poi magari con la crisi post pandemia do coio pur di portare a casa il pane, però nel senso diciamo che nel migliore dei mondi possibili io non farei il chimico di mestiere, non è una cosa che trovo stimolante tanto quanto parlare di chimica, e quindi ho iniziato a studiarla, la comunicazione della scienza. E ho scoperto che è un mondo incredibilmente affascinante, semplicemente per un motivo, nel senso, sempre andando a vedere il mio canale, in questa opera masochistica di andare a vedere i miei vecchi video, si può notare che tipo ogni 2-3 video io cambiavo format, perché mi annoiavo incredibilmente in fretta, ed è una cosa che continuo a fare, tendo ad annoiarmi molto in fretta, e la cosa bellissima della comunicazione della scienza è che ti permette di sviluppare una competenza verticale, tipo io ultimamente mi sto focalizzando molto molto sulla comunicazione della chimica dell'ambiente, in particolar modo dell'inquinamento atmosferico, e quindi puoi avere una competenza molto ristretta, ma ti permette anche di spaziare in maniera molto orizzontale. Per essere un buon comunicatore della scienza, penso di trovare tanti d'accordo, non si può solo sapere molto molto bene la tua materia, devi anche saperti destreggiare appunto nella teoria della comunicazione, nella sociologia della scienza, filosofia della scienza, devi sapere anche un po' come funziona il mondo accademico, per cui non puoi limitarti a essere un bravissimo scienziato, ma puoi anche potenzialmente non smettere mai di imparare cose nuove, perché io non penso che basti una vita per padroneggiare filosofia della scienza, sociologia della scienza, scienza e eccetera eccetera eccetera. E quindi è molto stimolante. Sul perché sia importante farlo, poi sto zitto che sto già parlando troppo, diciamo che ci sono due motivi, e dipende anche da chi la sta comunicando. Nel senso, perché fare quella che banalmente definiamo divulgazione, che poi è un brutto termine, che però è diciamo la comunicazione della scienza dagli scienziati alla cittadinanza, per intenderci. Questo è importante perché viviamo ormai nella società della conoscenza, quando si dice sapere è potere, ora effettivamente sapere è potere, specie quando il sapere ce l'hai a portata di mano, e quindi la possibilità, questa se vogliamo emancipazione scientifica che la divulgazione consente anche a chi non ha avuto modo di approfondirla, senza l'arroganza di dire devi imparare qualcosa, no, chiacchieriamo di scienza, normalizziamo il fatto che si possa parlare di scienza come si può parlare di calcio al bar. Ecco, il fatto che diventi una cosa normale all'interno della società della conoscenza è un atto democratico, secondo me, democratizzante. E poi vabbè, c'è il motivo un po' più becero, se vogliamo, ma fondamentale, da parte degli scienziati. Perché per gli scienziati è importante comunicare la scienza? Poi andremo probabilmente più a fondo, più avanti, ma
che ci piaccia o no, la ricerca oggi è mossa dagli interessi del pubblico, della politica e dell'azienda e dell'industria. O comunichi quello che fai e spieghi perché è importante farlo, o ti mancano i soldi per fare ricerca. È molto molto semplice, cioè ci sono l'università al massimo interessa a comunicarlo, ancora non lo capisce, ma confido che prima o poi lo capirà quanto è importante vendersi bene. Grazie mille, hai dato tantissimi spunti interessanti. Io prima dicevo all'inizio di questo evento abbiamo avuto un po' di sfighe, si può dire? Nell'organizzazione, tra alcune delle quali sono il fatto che io non sono riuscita a parlare contemporaneamente con i nostri due ospiti, ho parlato separatamente con entrambi, però ho visto che diciamo c'era come un fil rouge. Allora adesso Ruggero, tu per esempio hai detto che ultimamente stai parlando di più di chimica dell'ambiente e dell'inquinamento atmosferico, mm-hmm. E anche un po', no, del fatto che parlare di scienza è un atto democratizzante. Io ho trovato questa espressione molto bella. Giro però la domanda a Fabio, che adesso interpello diciamo come uomo politico. Comunicare la scienza, aprire, no, alla comunicazione della scienza, significa tante cose, significa anche che in un certo senso si può aprire potenzialmente al cosiddetto populismo scientifico, no, la famosa lettera dei 500 contro Greta. Come si mediano questi due canali? Chi decide che cos'è la comunicazione corretta e dove inizia la scienza, dove finisce la scienza e inizia l'opinione, e quanto impatta sulla politica? Perché questo, anche lo diceva Ruggero, molto interessante. Comunicare significa rendere disponibile, significa portare l'attenzione, che non è una cosa astratta nell'aria, significa che poi la politica, l'economia si indirizzerà in quella direzione. Sì, esatto, ed è una domanda estremamente complessa, perché allora questo argomento può essere affrontato sotto tanti troppi punti di vista, però per cercare di dargli per seguire appunto il fil rouge di cui parlavi prima, essenzialmente quello che purtroppo ultimamente abbiamo notato è che il confine tra politica e scienza è diventato troppo troppo sottile, anzi ci sono state delle forti ingerenze della politica nella scienza, il che lo trovo, da persona che fa politica, onestamente inaccettabile. Perché dico questo? Perché l'esempio lampante, tu adesso hai citato la lettera dei famosi 500 scienziati contro Greta Thunberg, in qualche modo contro il cambiamento climatico, ma ce ne sono tanti altri di episodi. Vogliamo parlare del comportamento schizofrenico dell'America rispetto agli accordi di Parigi e così via e così via, ci sono tanti esempi. Perché allora un conto è quando la scienza, che in quanto scienza ha al suo interno sì un dibattito, ma è un dibattito che si orienta alla ricerca di un consenso, e questo consenso poi, una volta che è condiviso, diventa essenzialmente la base sul quale poi procedere con lavori successivi. E da questo punto di vista, adesso mi viene in mente una frase che era cattiva, in cui diceva la democrazia, non è così la scienza, tra virgolette, non è una questione di democrazia o non democrazia, è questione di metodo scientifico, lo sappiamo tutti, quindi la scienza ha i suoi, perché poi ci sono diversi, questo Ruggero lo sa ovviamente spiegare molto meglio di me, comunque ha i suoi metodi per raggiungere un consenso sufficientemente largo per poi dare delle certezze, e su queste certezze si costruiscono poi delle altre ipotesi e si prosegue nel lavoro. Ecco, però questo metodo è ultimamente, che fino a qualche anno fa era sempre stato, come dire, accettato, preso per buono, preso per giusto, quando c'è un certo consenso intorno a un tema scientifico, quello è, e invece abbiamo notato che ultimamente la politica già si è abituata a mettere in dubbio qualunque cosa, persino notizie, cioè siamo partiti dalle notizie, siamo partiti dai canali di informazione, e siamo pian piano arrivati fino a mettere in dubbio addirittura la scienza. Ecco, queste sono ingerenze che non ci devono essere, perché la scienza funziona con i suoi costrutti, con i suoi strumenti, e funziona molto bene. Quello che la politica ha la responsabilità di fare è di saper leggere questi risultati, queste conclusioni, e tradurle in azioni politiche. Questo deve fare la politica, non deve dettare l'agenda agli scienziati e alla scienza. Questa per me è follia. Quindi
siamo arrivati in un momento storico in cui invece le due cose si stanno intrecciando, in qualche modo è stata politicizzata la scienza. La famosa lettera è l'esempio di, come dire, che poi sia stata preparata, cioè, come dire, non c'è un interesse politico nell'aver fatto quella lettera, ma c'è un interesse politico, per esempio, nel cavalcare, no? Una famosa lettera di questo tipo. Perché? Perché si riesce a dare l'impressione che ci sia disaccordo nella comunità scientifica riguardo il cambiamento climatico, per citarne uno, e quindi mettere il dubbio, usarlo come strumento per infangare magari la discussione politica e gli avversari politici e così via. Ecco, questa è una cosa che assolutamente noi, come partito, come Volte, ma spero anche tanti altri, dobbiamo abituarci a smettere di fare. Noi non l'abbiamo mai fatto per fortuna, ma tanti altri purtroppo ormai lo fanno, no? come se fosse pane quotidiano. Questo è sicuramente uno dei grossi ostacoli che io vedo. Poi ci sarebbe anche da dire che purtroppo la politica, e qua arriva l'aspetto che in realtà possiamo dire positivo, che comunque andrebbe controllato, come dicevo prima, ha anche la responsabilità di dare delle risposte sulla base di quelli che sono i risultati della scienza. Quindi sul cambiamento climatico sappiamo tutti benissimo che c'è ampissimo consenso sul fatto che sia un fenomeno antropico, quindi generato dall'uomo essenzialmente, siamo noi i responsabili maggiori del cambiamento climatico. Ecco, però poi notiamo anche che a seconda magari del pensiero politico o dell'appartenenza abbiamo delle proposte e delle soluzioni che sono completamente diverse a volte. Ecco, questo è un altro aspetto di cui bisogna tenere considerazione, perché purtroppo il cambiamento climatico siamo già in ritardo, lo eravamo già 10 anni fa in ritardo sulle azioni. Adesso, oggi, non ci dobbiamo perdere in dibattiti, la famosa coperta corta, ma dovremmo essere in grado di superare anche un pochino queste divisioni e venirci incontro nel studiare soluzioni per risolvere il problema. Altrimenti continuiamo a ritardare su quelle azioni che avremmo già dovuto, come dicevo prima, intraprendere da un po'. Posso essere provocatoria su questo? Insomma, secondo me, no. In realtà... No, allora il pensiero espresso da Fabio in realtà secondo me è molto chiaro, però provocatoriamente, e questo diciamo rigiro di nuovo prima la domanda a Ruggero, poi torniamo da te, Fabio. Non è proprio invece attraverso la messa in dubbio della scienza che la scienza è riuscita ad andare avanti? Cioè, il sistema eliocentrico ipotizzato da Galileo era eresia, e noi adesso diciamo, ma quelli erano antichi, quelli non sapevano, quelli non avevano gli strumenti, però forse tra, di nuovo sono provocatoria, tra 1000-2000 anni qualcuno dirà di noi che eravamo antichi e che non capivamo, e ammettere questo non apre potenzialmente la porta a chi dice, adesso non mi linciate perché è veramente una provocazione, a chi dice ma il vaccino però ha questo e quell'altro. Ora, questo è un esempio un po' becero, però non so se sono riuscita a farmi capire. Il dubbio non è il fondamento della scienza? Il dubbio è assolutamente il fondamento della scienza, e su questo ci sono un paio di punti interessanti da fare, secondo me. Il primo è che con tutti gli esempi che puoi fare, puoi dire quanto è stata osteggiata la fisica quantistica, non parlo di te, per te hai solo preso l'esempio più comune, parlo in generale, quanto è stata osteggiata la fisica quantistica, la relatività, la teoria atomica. Io tra l'altro notoriamente vado in giro osteggiando la teoria atomica, ritengo che si sappia perché... O che so, la nascita della chimica moderna, sono tutte cose che all'inizio venivano osteggiate da quella che era la comunità scientifica del tempo. Tutti pescano Galileo, cioè, e con Galileo si fa nascere essenzialmente, Galileo Cartesio, si fa nascere il metodo, e uno non può prendere Galileo come esempio del dubbio del metodo scientifico. Con lui è nato, è normale che quelli di prima non lo seguivano il metodo scientifico. Quindi, cioè, potevano pescare un sacco di altre occasioni in cui il dubbio comunque è stato fondamentale e in cui effettivamente c'era una comunità scientifica sempre più numerosa, cioè maggioritaria, diciamo così, che era contraria a quella che poi è stata la teoria che ha preso piede, invece, che è stata sempre più suffragata da esperimenti e da prove. Per cui sì, il dubbio è fondamentale nella scienza, e questo è importante riconoscerlo. Chiunque venda la scienza come portatrice della verità assoluta è un ciarlatano, qualcuno che non sa come funziona la scienza. D'altro canto, bisogna anche rendersi conto che se giochi alle regole del gioco,
giochi alle regole del gioco e le segui. Le regole del gioco dicono che se tu vuoi portare una teoria alternativa, l'onere della prova spetta a te. E quindi tutti sono apertissimi a mettere in dubbio la scienza. Se qualcuno porta delle prove per dire la nostra teoria attuale non funziona, e non basta un esperimento, non bastano due studi, perché prendiamo ad esempio il cambiamento climatico. I report dell'IPCC vengono fatti su migliaia, se non decine di migliaia di articoli. Quindi devi iniziare a raccogliere un po' di letteratura per andare contro a tutto quello che è stato raccolto finora. E quindi è un processo lento. Le si dice, non è vero, è una visione epistemologica un po' antica, però per intenderci, che la scienza avanza per rivoluzioni e falsificazioni. Quindi sono fondamentali questi momenti di rottura in cui c'è una piccola comunità che non crede alla teoria attuale e inizia a produrre prove contro la teoria attuale. Però lo devi fare. Cioè non è che devi dire, non sono convinto, e quello che spesso succede è, dimostrami che non è così. No, dimostrami tu che c'hai ragione, non devo dimostrarti io che tu hai torto. È tutto qui che sta il meccanismo. E comunque dobbiamo, per non cadere in un relativismo assoluto, allora qualsiasi opinione vale, dobbiamo renderci conto che a una certa, quando c'è appunto questa convergenza di prove, questa convergenza di evidenze scientifiche, dobbiamo fare questa sospensione del giudizio e dire questa è la teoria che al momento ha maggiori prove a sostegno e dobbiamo prenderla per buona, pur sapendo che potrebbe essere soppiantata. Però o la prendi per buona o l'intero sistema scientifico non funziona, e bisogna anche riconoscere che l'intero sistema scientifico, per quanto imperfetto, per quanto basato sul dubbio, per quanto basato, ci ha portato fin qui. Per cui non è bello, non è piacevole, non è la scienza dogmatica che ad alcuni divulgatori, tra virgolette, piace vendere. Perché poi, quando chiudo, perché poi quando la scienza la vediamo in atto, come adesso nel caso del coronavirus, quella visione della scienza crolla. Perché finché tu difendi delle conoscenze scientifiche vecchie di 50-100 anni, puoi dire, la mia è la verità, perché hai voglia a trovare qualcuno che dimostri il contrario. Adesso gli scienziati che dicevano io ho la verità, a tempo 2 settimane venivano smentiti. Ma perché adesso stiamo vedendo la scienza mentre sta lavorando e non una volta che ha raggiunto un consenso. E se proponi quella visione del mondo della scienza dogmatica, in questo momento perdi. E abbiamo visto come è un macello parlare di scienza in questi mesi. Ecco, non ho dato delle grandi risposte probabilmente, però No, per niente, invece mi sei sembrato molto, molto puntuale su questo, però ecco, mi hai fatto sorgere un punto successivo che appunto adesso vorrei invece rivolgere a Fabio, perché mentre Ruggero parlava io pensavo al fatto che proprio qui a Firenze, scusatemi, continui i riferimenti regionali, giuro che non lo faccio apposta ma me li tirate, c'è stato da pochissimo una grande manifestazione proprio dei Novax, perciò ce l'avevo in testa prima, senza mascherine, insomma robe tipo il cartello appunto abbasso la scienza, ma robe insomma abbastanza mirabolanti. Questo a mio avviso, poi se voi ne date una lettura diversa me lo fate sapere, questo è un po' figlio degli ultimi anni nei quali la persona competente è diventata il professorone, e io non sono sicura che la colpa sia di chi ha chiamato le persone competenti professoroni. Penso quasi un po' al contrario, penso che forse c'è uno strato della politica, dell'intelligenza, se ancora si usa, non è un termine anni 70, che si è molto molto distaccata. Ecco, a livello politico come riavviciniamo questi due piani? È vero che il coronavirus, questo lo ha detto anche Ruggero, ha cambiato un po' le carte in tavola, no? Perché noi ci siamo tutti stretti intorno a qualcosa che forse era più grande di noi, però la dicotomia appena appena il coronavirus sembra andare via, sembra essere tornata in piazza, tantissime persone senza mascherine. Come la risolviamo? È il professorone? È il politico? Dove troviamo un punto d'incontro? Io credo che sia importante trovarlo. Allora, è sicuramente importante trovare un punto di equilibrio, però faccio un piccolo passo indietro nel dire una cosa, che fermo restando tutto quello che, come dire, condividiamo in questo momento di ciò che sappiamo, quindi movimento Novax,
che nasce tra l'altro in America, come tanti altri fenomeni nati sul web, come risposta alle grandi aziende, Big Pharma, bla bla bla, si basa su dei concetti che assolutamente, come diceva anche prima Ruggero, mettono il dubbio, ma in realtà non sono assolutamente né comprovati e neanche amministrati, quindi sappiamo benissimo che si tratta di uno di quei movimenti. Però c'è da dire una cosa, un però, che una chiave di lettura che secondo me abbiamo ignorato negli ultimi anni. Benché sia vero che sappiamo tutti benissimo che i vaccini sono sicuri, sono stati dimostrati come tali negli anni, quello di mettere in dubbio, sempre per tornare al dubbio di prima, determinate condizioni è un esercizio, diciamo, sociale e anche politico, che negli ultimi anni è sorto non solo su questo, ma su tantissimi altri ambiti. Il cambiamento climatico è un altro esempio, ma ne potrei citare un terzo invece molto più recente e che non riguarda, se vogliamo, la scienza in sé, per esempio l'app Immuni. Tantissimi, alcuni proprio buttandosi a piene tra le braccia del complottismo, si facevano delle domande, no? La mia privacy è sicuro, non è sicuro, a chi andranno questi dati, da chi saranno gestiti, eccetera, eccetera. Ora, poi chi fa parte di frange estremiste che sfociano nel complottismo, hanno scelto di non ascoltare, di non credere a niente, neanche ai dati. Però l'esercizio di farsi delle domande e quindi di chiedersi, no? Se questa cosa sia effettivamente così, andare a fare delle ricerche, dimostrare, eccetera, eccetera, rappresenta anche un'evoluzione del modo in cui il cittadino o le cittadine si preoccupano di prendere delle decisioni informate. Quindi non è, diciamo, sempre vero che fa tutto parte del complottismo, o fa tutto parte del dogma. C'è anche una grande zona grigia in cui tante persone, a cui tante persone appartengono, e che semplicemente vogliono informarsi. Internet, e qui c'è la famosa citazione di Eco che potremmo mettere in mezzo, però oltre ad aver dato la parola agli stupidi, ha anche reso possibile informarsi meglio, informarsi di più. Quindi c'è una certa zona grigia sulla quale secondo me non ci concentriamo mai abbastanza. Per esempio l'attività che fa Ruggero su YouTube riguarda proprio questo, cioè lui sta facendo divulgazione su delle tematiche che tante persone trovano interessante e che alcune vogliono usufruire per informarsi, ma queste persone qua sono la maggioranza. Quindi è su questa zona grigia, tra virgolette, sulla quale secondo me dobbiamo concentrarci. Purtroppo diamo troppo peso a movimenti come quello può essere Novax, o movimenti estremamente dogmatici, che in realtà sono una minoranza. Dobbiamo rendercene conto, dobbiamo ragionare su questa cosa, sono una minoranza. La maggior parte delle persone a volte chiede semplicemente di essere informata un po' di più, si fa qualche domanda, quale vuole risposta. E io su questo, scusa se torno sull'app Immuni come esempio, ma più volte mi sono ritrovato, io nasco come consulente informatico, quindi ultimamente tante persone mi hanno scritto, amici, conoscenti, eccetera, eccetera, per parlare dell'app Immuni. E io ben volentieri gliel'ho spiegata, gli ho spiegato come funziona, quali sono i suoi propositi, eccetera, eccetera. E nessuno di loro aveva idee, come dire, no, complottiste o idee estremiste, semplicemente voleva sapere da me come funzionava, si sono fatti delle domande. Poi che si facciano più domande su Immuni che non su FaceApp, questo è un discorso che di nuovo rientra nel come la politica dovrebbe essere poi anche in grado di comunicare certe cose, certe differenze, però... A parte questo, io lo trovo un esercizio interessante, quindi forse la soluzione a quello che stavi presentando tu, Francesca, è informare di più le persone che veramente vogliono approfondire le loro conoscenze, perché alla fine il nostro cuscinetto sono loro. Non è tanto questione di convincere, come dire, chi era lì in piazza a protestare contro i vaccini di Bill Gates che ci friggono col 5G, ma più che altro invece ragionare con le persone che hanno ancora voglia di informarsi e di farlo correttamente. Grazie mille, tocchi un punto secondo me interessante, e cioè chi è il pubblico della comunicazione scientifica? Ovviamente può essere chiunque, no? Pubblico di questa materia, e mi aspetto che lo sia chiunque, però entrambi avete un legame, io
direi abbastanza speciale proprio con il tema che dicevamo prima, quindi col tema del cambiamento climatico. Qui su Fabio, diciamo, sono sicura in quanto membro di Volt, su Ruggero, insomma, io ho visto che ne parli, ne stai parlando. Questo sembra essere un tema particolarmente caro ai giovani. Quindi ti chiedo, Ruggero, il tuo pubblico è un pubblico giovane? Trovi una apertura maggiore su questo? Come funziona? È vero l'impressione che si ha, che perlomeno io ho, no? Che Fridays for Future sono tutti ragazzini che hanno saputo fare, ma in senso veramente positivo lo dico, che hanno saputo fare una pressione sociale tale da riportare non solo sui tavoli di discussione politici, ma anche letteralmente sul tavolo della cena delle famiglie degli italiani la discussione sul cambiamento climatico? Sì, guarda, allora, è un bel discorso. I ragazzi di Fridays for Future, Greta Thunberg, hanno avuto un merito incredibile, nel senso sono riusciti a fare agenda setting, quella cosa che per una carenza di capacità comunicative gli scienziati non hanno saputo fare da 50 anni, parliamoci chiaro, sono 50 anni che iniziamo a raccogliere dati e informazioni sul cambiamento climatico. Che è un merito pazzesco. Adesso vediamo come andrà dopo la pandemia, perché probabilmente ora più che mai è fondamentale riportare al centro queste tematiche che purtroppo sono state messe un attimo in stand by da, diciamo, motivi di forza maggiore. Il pubblico ecologista attento alla questione ambientale è sì un pubblico tendenzialmente giovane. Io ti parlo dei miei numeri, che sono quello su cui ho dei dati un po' più tangibili. Il mio pubblico è tendenzialmente giovane, non giovanissimo, tendenzialmente di universitari o neolaureati, più o meno quella lì la fascia su cui raccolgo il maggior numero di persone. È un pubblico attento ed è un pubblico, siccome dicevamo, anche perché l'altra questione molto interessante per toccare quanto diceva anche Fabio prima, è che la questione del cambiamento climatico non è più praticamente scientifica per quanto riguarda le basi del cambiamento climatico, è scientifica. Adesso la scienza sta lavorando sulla mitigazione, sta lavorando su la cattura dell'anidride carbonica, ma su come funziona il cambiamento climatico stiamo solo confermando e migliorando i modelli che abbiamo. Quindi la questione per quanto riguarda il cambiamento climatico è prevalentemente politica e, ancora più importante, è ideologica. C'è uno studio sulla comunicazione del cambiamento climatico bellissimo fatto da Kahan, che è uno dei massimi esperti di comunicazione della scienza e in particolar modo di comunicazione del cambiamento climatico, in America, per cui non è direttamente trasportabile alla politica italiana, però per avere un'idea ideologicamente di come possiamo passarci, che secondo me è potentissimo. Presentava lo stesso articolo a, dividiamoli in democratici e repubblicani, lui in realtà lo inquadrava nello spettro a 4, però dividiamoli in democratici e repubblicani. Medesimo articolo, con i medesimi fatti sul cambiamento climatico, due possibili conclusioni diverse. A entrambi i membri dei gruppi democratici e repubblicani venivano mostrati sia una conclusione che l'altra, cioè divisi, un po' beccavano una conclusione, un po' beccavano l'altra. Quello che è emerso è interessantissimo. Una conclusione diceva: il cambiamento climatico lo risolviamo con un maggior controllo statale, il mettere tasse sulle emissioni, eccetera, eccetera, eccetera. L'altra conclusione diceva: il cambiamento climatico lo risolviamo investendo sulle energie rinnovabili e sul nucleare. Percezione del rischio del cambiamento climatico. Democratici hanno sempre una percezione del rischio più alta rispetto ai repubblicani. I repubblicani partono più in basso. Prima conclusione, maggior controllo statale, eccetera, eccetera, eccetera. Percezione del rischio dei democratici che aumenta, percezione del rischio dei repubblicani che diminuisce. Seconda conclusione, democratici diminuisce, repubblicani aumenta. I democratici rimangono sempre più in alto i repubblicani, però questo ci dice due cose importantissime. La prima è appunto che la percezione del rischio del cambiamento climatico e l'accettare o meno i fatti del cambiamento climatico non sono più una questione scientifica, ma sono una questione di come questi fatti
possono interferire o meno con una nostra visione di mondo. La seconda cosa, che invece è molto più importante da un punto di vista comunicativo, è che i fatti non contano un accidente. Perché l'articolo era lo stesso, presentava gli stessi identici fatti, ma a seconda della persona con cui parlavi, dovevi venderla diversamente. I fatti non contano un accidente. Ultima cosa sulla questione ambientalista Fridays for Future, provo a buttare lì anche una provocazione. Perché io vivo una situazione un po' complessa, perché io non sono un attivista ecologista, non sono un ambientalista, o meglio, lo sono, ma non dal punto di vista politico. Io mi occupo di comunicazione di queste tematiche e non mi spingo nell'ambito politico proprio per rimanere il più imparziale possibile su questi temi. Però io sono anche, appunto, ho una laurea in chimica e io mi trovo ad affrontare la questione da due problemi. Perché l'altro grosso problema della società moderna, se vogliamo, per un chimico è la chemofobia, che è questa paura irrazionale delle sostanze chimiche. Adesso quando dici, ah, questa roba sa di chimico, non è una cosa buona, no? Quel prodotto è pieno di sostanze chimiche, non stai dicendo che è un ottimo prodotto. Io mi trovo in questa situazione un po' nel mezzo, è un po' scomoda, perché molto del mio pubblico attento alle tematiche ambientali è colpito dal problema della chemofobia. È difficile fare comunicazione della scienza, perché da un lato sai che se voglio parlare a loro dovrei cullarla questa chemofobia, questa paura delle sostanze chimiche. Dall'altro lato, come scienziato, non posso dire le sostanze chimiche sono il male sceso in terra, perché non è vero. Quindi grandissimo pregio l'ambientalismo, l'attivismo ambientalista, perché è fondamentale che facciamo qualcosa. D'altro canto stiamo attenti che anche lì c'è una visione ideologica del mondo a cui può non piacere un'altra parte della scienza. Non stiamo parlando di proscienza e controscienza, come quando, scusate, poi finisco, faccio un po' di polemica politica, scusate. C'era mi sto entusiasmando perché faccio un outing di mezzo secondo. Io sono una farmacista, quindi capisci bene che il problema della chemofobia è... Prego, perfetto, scusami. Allora ho colto nel segno. Sempre per dire che la scienza è ciò che vogliamo che sia scienza a seconda della nostra ideologia. Io ricordo quando c'erano le ultime politiche, i cartelloni in stazione Milano Centrale con scritto vota la scienza, vota il PD. Segretario Martina ai tempi, ma in quel caso la scienza voleva dire i vaccini, perché lo stesso Martina si era dimostrato contrario agli OGM, su cui la scienza dice non dobbiamo essere contrari in toto, ma valutiamo caso per caso. E lo stesso Martina si era detto a favore di aprire un'università sul biodinamico, che è pseudoscienza. Quindi, a seconda dell'ideologia che vogliamo sostenere, la scienza è ciò che ci piace e che culla la nostra visione di mondo. È un casino. È anche meraviglioso, però, dai. È il motivo per cui è divertente far comunicazione della scienza. Sono pienamente d'accordo. Io ero qua, voi non mi vedete quando giustamente sono inquadrati i nostri ospiti, ma ero lì che cartelloni, bandierine, mi entusiasmavo al discorso che stavi facendo. No, però sono pienamente d'accordo su questo. E quindi, Fabio, che sei la nostra interfaccia politica adesso, come la sciogli? Soprattutto allora noi eravamo appunto sul tema del cambiamento climatico, che cosa stiamo facendo per i nostri giovani che sembrano essere interessati al tema, ma come facciamo a tenerli interessati su questi argomenti, a parte l'eccellente lavoro di Ruggero chiaramente, ma insomma come si fa a fare una comunicazione sulla scienza che sia il più possibile diciamo laica, ovvio che appunto poi come l'esempio appena fatto ciascuno legge con la lente della propria della propria ideologia, ma soprattutto a dare lo strumento per comprendere, perché noi parliamo di policy basate sulle evidenze, ma le evidenze a loro volta vengono lette con una lente. Come si scioglie questo nodo? Vengono lette con una lente e, come dicevo prima, anche per relazionarmi al discorso, vanno spiegate e vanno spiegate nel modo corretto. Allora, qua voglio portare due esempi, uno politico e uno, se vogliamo, dalla mia vita professionale, tra virgolette. Perché allora, e qua adesso mi farò credo odiare da un sacco di gente ma, per questa frase, ma la contestualizzo. Faccio l'esempio di quella che adesso nel post-Covid sta diventando un po' il nuovo trend, a buon ragione, a ragione della scuola outdoor.
ok? Perché per esempio questi mesi di quarantena, lockdown e così via, in qualche modo finalmente hanno sbloccato una certa linea di pensiero, che era quella di integrare i percorsi di studi con anche una serie di esperienze all'aria aperta di educazione ambientale, e quindi finalmente si è messo un pochino in moto questo movimento che era da tanti anni che in molti ci auguravamo. Ecco, però poi arriva che cosa? Il problema, ovvero che molti dicono: ok, facciamo scuola outdoor, come la facciamo? Mettiamo i banchi nel bosco. Ok, no, cioè fare scuola outdoor o educazione ambientale non vuol dire mettere i banchi nei boschi, anzi è una belinata, perdonatemi il termine. Fare formazione outdoor ed educazione ambientale è molto di più, vuol dire quello che poi appunto sopporto gli esempi di quello che magari facciamo noi tutti i giorni, è portare sì delle classi di ragazzi, di bambini, adesso nel mio caso il pubblico è un po' più giovane di quello di Ruggero, molto più giovane di quello di Ruggero, però è dimostrato, ormai sono anni e anni che si fanno queste attività ambientali in cui si integrano i percorsi di studi esistenti con una serie di attività all'aria aperta, alla scoperta della natura, alla scoperta di come funziona l'ambiente, di come funzionano gli ecosistemi, la didattica degli elementi e avanti così, che ok, sì, sicuramente non possiamo parlare ai bambini degli accordi di Parigi e spiegare loro cosa significa, come funzionano, però già solo la possibilità di entrare in contatto con l'ambiente, spiegare loro in maniera basilare ma efficace l'importanza dell'equilibrio ambientale, l'importanza di avere un comportamento etico, l'importanza di avere, di cosa vuol dire avere un impatto sul territorio, così via e così via. Questi sono concetti che fin qua si tra virgolette sembra quasi di cadere nella solita nel solito motto del si comincia dalla scuola, e però è vero, si comincia dalla scuola, perché se non è la scuola in grado di adattarsi e adattare i suoi percorsi di studi a questo genere di emergenza, possiamo andare avanti a parlarne sui giornali, ma abbiamo visto come i giornali siano in realtà inaffidabili, assolutamente inaffidabili per parlare di questo, perché c'è chi fa informazione in maniera corretta, per fortuna, ma poi c'è anche chi fa informazione solo per vendere, e in quei casi lì abbiamo visto purtroppo dei fenomeni in cui, pur di avere un po' di visibilità, si mettono dei titoli clickbait e quindi, come dire, poi si polarizzano di solito discussioni su articoli o su un modo di comunicare che non è assolutamente quello né efficace né veritiero, e ciao. Quindi partire dalla scuola, onestamente, lo vedo come una delle prime misure, ma fatto bene, come stavo dicendo prima, quindi non di nuovo mi farò vogliare da qualcuno probabilmente, ma non gli asili nei bosco Novax, ma no, vabbè, ma lo possiamo dire, la Borgonzoni quando diceva anziché i psicofarmaci prescriviamo gite nel bosco. Bello, ecco, il contatto, cioè, la mano dura, però è questo il punto, cioè si cerca di creare un conflitto dove non c'è, perché non è che se voglio dire c'è bisogno di fare percorsi psicologici allora non si deve andare all'aria aperta o viceversa, cioè questi creano conflitti dove non esistono. Esiste l'educazione ambientale, esiste l'educazione outdoor, esiste l'educazione esistono i piani di studi già formati, bisogna semplicemente essere capaci di integrare, essere capaci di arricchire, perché non siamo mai fermi, e questo è il discorso educativo. Poi è chiaro che sul discorso politico ci sono tutta una serie di misure che, di nuovo, però anche qua, come diceva prima Ruggero e come dicevi anche tu Francesca, sappiamo quali sono le soluzioni che possiamo implementare per risolvere il problema del cambiamento climatico. Ci sono poi da fare le contestualizzazioni, perché ogni comune, ogni regione, ogni provincia, ogni stato, anche ogni agglomerato, se vogliamo, come può essere l'Europa, gli Stati Uniti e così via, ha le sue peculiarità, ha le sue necessità, quindi non tutti possono adottare le stesse soluzioni. Però sappiamo che ci sono e dobbiamo intraprenderle. La politica, e qua di nuovo, e questa la metto come nostra responsabilità politica, di noi che ci occupiamo di politica, deve essere quella di superare la divisione ideologica e trovare anche noi un consenso su quelli che sono i modi in cui vogliamo andare a risolvere il problema. Perché non si scappa, che ci sia problema, lo sappiamo, e come dire, non dobbiamo nemmeno più parlarne nel 2020, non dovremmo più parlarne nel 2020. Quindi da qui in poi la discussione dovrebbe essere soltanto, ok, allora come procediamo? Di queste centinaia di migliaia di soluzioni proposte,
che abbiamo già sul tavolo, alcune già sperimentate anche in passato, quindi abbiamo anche dei risultati concreti. Quali iniziamo per prime? Su quali investiamo per prime? E da qui in poi deve essere preso il discorso. Chi ancora oggi, senza fare nomi come Fratelli d'Italia o Lega, per esempio, ma anche altri... Mi raccomando, non voglio fare nomi. Ancora la butta sul fatto che ci sia un dibattito sul cambiamento climatico è perché non ha assolutamente alcun interesse a ragionare di investimenti, a ragionare di riforme per arrivare lì. Quindi chi ancora fa finta che ci sia un dibattito e in questo momento non ha, cioè sta proprio ignorando il problema e quasi di arrivare quasi di finire i negazionisti per certi casi. Da lì in poi ci sono solo le persone che hanno voglia di parlarne, che sanno che non è un discorso facile, che sanno che è un discorso che ha delle conseguenze anche sugli stili di vita, perché anche di questo non parliamo così spesso, ma anche lo stile di vita diventa molto molto importante quando si parla di educazione ambientale. Ma adesso non mi voglio dilungare. Però il punto è che dovremmo ragionare su questi binari, secondo me, da adesso in poi. Grazie mille, Fabio. Quindi, diciamo, un po' il messaggio che, se vogliamo, in modi diversi avete dato entrambi è su questo specifico tema si sta parlando e si deve parlare di soluzioni, non, diciamo, la domanda sul se questo sia un tema, un'emergenza da affrontare è ormai insomma, obsoleta, se vogliamo. Sono le 8 e 11 minuti, come detto, purtroppo per mia colpa abbiamo meno tempo del solito, quindi siamo in chiusura. Io prima di lasciarci vi chiedo un minuto a testa, sperando insomma che non sia l'ultima volta che ci incontriamo, specialmente Ruggero, andremo a controllare tutti i giorni se metti i titoli clickbait chemofobici e ti monitoreremo. Vi chiedo una battuta a testa, un messaggio che volete lasciare ai nostri ascoltatori prima di andare via. Do prima la parola a Ruggero, che è il nostro ospite, e poi a Fabio. Oh santo cielo, un messaggio da far passare in un minuto. Diciamo così, per quanto possibile, quando si parla di tematiche scientifiche, ma in realtà qualsiasi tematica che richieda, diciamo, un passettino in più rispetto a quello che potrebbe essere intuitivo o il pensiero comune, il modo di dire, di cercare per quanto possibile, per quanto queste scorciatoie mentali, queste euristiche, questi pregiudizi di conferma e chi più ne ha più ne metta, che adesso va tanto di moda citare, che rischiano di scattare, no? Perché siamo programmati per far scattare questi meccanismi. Ecco, quando cerchiamo di informarci su queste tematiche, riconosciamo nella complessità. Specie quando si parla d'ambiente, è fondamentale rendersi conto che è una cosa talmente intricata. Tenete conto che la scienza che studia il clima è la fisica dei sistemi complessi. È così che si chiama la disciplina, non è una presa in giro. È la fisica dei sistemi complessi. Quindi è un tema complesso. Chiunque cerchi di darvi la risposta semplice o a slogan sta nascondendo qualcosa, perché anche tutte le possibili soluzioni ai cambiamenti climatici hanno delle ripercussioni negative, dai pannelli fotovoltaici all'eolico al nucleare. Qualsiasi soluzione ha degli aspetti negativi, e proprio perché è una questione complessa bisogna saper pesare, bisogna capire quanto ne usiamo di una, quanto ne usiamo dell'altra, come le bilanciamo per prendere atto di questa complessità e agire di conseguenza. Ecco. E poi il fatto che sia complesso non deve impedirci di agire, riconosciamola, ma agiamo di conseguenza, ecco, non è che ci deve spaventare. Grazie mille, Ruggero. E io tra l'altro ricordo che è stato con noi non molto tempo fa, durante il lockdown, proprio un docente di sistemi complessi che ci spiegava il sistema complesso pandemico, quindi mi trovi molto molto d'accordo e anche qui, diciamo, viva gli alberi non è la soluzione, non siamo qui per dare risposte slogan, quindi ti ringrazio, mi è molto piaciuto il tuo messaggio. Fabio, do un minuto anche a te, poi ricordo l'appuntamento, il prossimo appuntamento, e poi vi saluterò. Prego.
Allora, io faccio un appello che in realtà in questo momento suonerà come una sviolinata, ma assolutamente non lo è. E il mio appello è: seguite Ruggero, seguite tutte quelle persone che in questo momento dedicano il loro tempo e hanno una passione nella divulgazione. La divulgazione fatta bene. Perché dico questo? Perché, come è stato giustamente, come è stato ripetuto più volte, questo e altri sono temi molto molto complessi che non possono essere semplificati nei termini che sfociano nel populismo, ma dobbiamo parlarne. Quello che l'internet, quello che la comunicazione di oggi ci offre come possibilità è quella di avere un accesso più veloce e più rapido alle fonti di informazione corrette. E spendere, investire parte del nostro tempo per informarci nel modo corretto, per parlarne poi in famiglia, tra amici, conoscenti, colleghi, senza doversi proclamare i supremi conoscitori di nulla. Però è importante, perché si manda avanti un dibattito, quindi possiamo noi come persone, come cittadini e cittadine, non arrivare a chiederci se sì il cambiamento climatico sia attuale o meno, ma ci spingiamo un pochino più in là, portiamo il dibattito oltre e possiamo invece dirci: ok, no, cambiamento climatico reale, quindi tra di noi discutiamone qual è magari la soluzione che ci sembra più, ho sentito dire che questa cosa, quest'altra. Scateniamo nella società un dibattito che si spera sfoci poi in un pensiero che invece porta avanti questa linea e supporta anche poi la politica, quella che vuole davvero cambiare le cose e vuole davvero affrontare il problema del cambiamento climatico, e ci permette quindi di portare avanti delle proposte innovative e di trovare anche poi un consenso che effettivamente sfoci nelle riforme che ci servono. Grazie mille Fabio, quindi i messaggi sono: seguite Ruggero, dibattete, no, fuori dallo scherzo, io credo sia un messaggio molto importante, attiviamoci, attiviamo i nostri e i cervelli di tutti per avere una discussione veramente proficua, chiaramente il più informata possibile. 20:16, io vi ricordo il nostro prossimo appuntamento qui live su Volt Italia, il 1 luglio saremo con Alessandro Lima, che è il consigliere del Nord-Est per Volt Italia, nonché un carissimo amico, nonché molto di più, ma ve lo racconterà lui, e con Alessandro Cadoni, il fondatore di Friends. Se non conoscete Friends con la Z, andate subito a cercare che cos'è, uno startupper decisamente geniale. Sarà un piacere per me passare altri 60 minuti con voi, e intanto saluto e ringrazio Ruggero e Fabio e tutti voi che ci avete seguito da casa. A presto. Grazie mille, a presto. Grazie a tutti.